she would hit us. She would throw things. She would have us go pick a switch, you know, off of a tree, you know, so that that would be what she could hit us with and make sure that we got one that was nice and green. If it wasn't a nice green switch, twig, it would snap. Those didn't break. If you got a dry one, they snap. They don't work the same. He was a typical little boy where if it hurt, he would cry. That was it. I mean, for the most part, he just wanted to get away from it. Questa è soltanto una delle decine di testimonianze del processo Depp Heard. A parlare questa volta è una delle sorellastre di Johnny, Christy, che ha confermato le parole dell'attore riguardo sua madre. Era meschina e li picchiava. Per comprendere le dinamiche che hanno portato alla situazione odierna, bisogna partire dal principio, dall'infanzia al processo. Preparatevi a ripercorrere con noi questo viaggio nella prima puntata dedicata alla battaglia legale più famosa di tutti i tempi. John Christopher Depp è nato il 9 giugno del 1963 in un piccolo centro industriale del Kentucky. Immaginiamo un bambino piccolo, con quattro fratelli più grandi, un padre inesistente e una madre violenta. Non giriamoci attorno. Picchia i figli, li insulta. Johnny risponde con il silenzio, con il distacco. Si isola, non ha amici. I continui traslochi, 20 in pochi anni, non aiutano. Johnny inizia a cercare di colmare le proprie mancanze rifugiandosi in ciò che gli permette di evadere dalla realtà ed inizia ad assumere sostanze stupefacenti. Cerca di dar sfogo alla propria creatività e al suo animo tormentato, fondando una rock band e ponendo le basi per diventare il personaggio che tutti conosciamo, il lupo solitario, bello e dannato. Quando i suoi genitori divorziano, si fa il primo di una lunga serie di tatuaggi, segni sul corpo indelebili che diventeranno il suo diario segreto, inciso sulla pelle. My body as a journal, if you will, to mark experiences, to mark life experiences. As, you know, for example, when my first child was born, I had her name tattooed over my heart. Nonostante l'animo rock, Johnny non sfonda nel mondo della musica e anzi si cimenta in diversi lavori umili. Va via di casa e a 20 anni sposa la sua prima moglie, Lori Ann Ellison. Due soli anni d'amore, ma fondamentali per la svolta. Fu lei che gli presentò Nicolas Cage, che più avanti lo convinse a fare un provino. I remember I was filling out job applications and then Nick, with a friend of mine who happens to be he was an actor less known than he is now, Nicolas Cage. And I was filling out job applications at any, you know, video stores, clothing stores, anything, you know, just to be able to pay the rent. And Nick Cage said, you know, why don't you meet my agent, you know, because I think you're an actor. I think you could be an actor. And I said, look, I'll meet anybody, you know, I'll do anything at this point. Nel 1987 viene scelto per il ruolo dell'agente Tom Hanson nella serie TV I Quattro della Scuola di Polizia, che gli darà non poca popolarità, ma la fama mondiale arriva negli anni 90 con Cry Baby e Edward Mani di Forbice. Sul set nasce non solo un fortunato sodalizio con Tim Burton, ma anche una storia d'amore, quella con Winona Ryder. È per lei che si fa tatuare sul braccio Winona Forever, che in seguito alla rottura della relazione diventerà Wino Forever, ossia ubriaco per sempre. We'd been together for a few years, Winona Ryder, and when we broke up, how do you fix that? I did go back and rewrite my journal to some degree. I took off the last two letters. And had it say Wino forever, just because I thought it was Ma non è tutto oro quel che luccica.
Johnny è insoddisfatto, depresso. Entra nel giro di River Phoenix e della cocaina. Anni difficili che culminano con la morte di River per overdose nel 1993. Depp infatti tocca il fondo, compie atti di autolesionismo. Cerca di rialzarsi, ma non è facile. E nella notte tra il 12 e il 13 settembre del 1994 viene arrestato dalla polizia dopo aver messo a soqquadro la suite newyorkese in cui pernottava insieme a Kate Moss, sua nuova fiamma. Per la stampa diventa Mr. Satana. Nonostante il periodo nero, Johnny è all'apice della sua fama. E ovunque, impossibile non vederlo, amato da critica, registi e donne. Al centro della cronaca anche perché si è innamorato a Parigi. Infatti ha incontrato Vanessa Paradis e nel 1998 è andato a vivere insieme a lei. Un anno dopo nasce la prima figlia della coppia, Lady Rose Melody. La sua fama cresce film dopo film. Nel 2002 nasce Jack John Christopher III e la maledizione della prima luna lo consacra come Capitan Jack Sparrow. È l'inizio della leggenda. Nel frattempo, nel giugno 2012, dopo 14 anni di convivenza, Johnny e Vanessa si lasciano. Alcuni insinuano che dipenda dai problemi con l'alcol dell'attore, altri che ci sia un terzo incomodo. Proprio lei, Amber Heard, conosciuta sul set di The Rum Diary nel 2009. Will you please state your name? Yes, it's Amber Laura Heard. Qualcuno ci aveva visto lungo. Johnny ed Amber decidono di apparire insieme per la prima volta durante il settimo Event Gala nel gennaio 2014. Non perdono tempo e il 5 febbraio dell'anno dopo decidono di sposarsi. La luna di miele però è piuttosto breve. Il motivo? Come l'attore ha rivelato durante il processo, a causa di sua moglie. E sì, perché sarebbe stata proprio Amber Heard a mozzargli la falange lanciandogli addosso una bottiglia di vodka. Ed è qui che la storia inizia a colorarsi di versioni diverse e accuse reciproche. Il 20 maggio 2016 la madre di Johnny muore. Tre giorni dopo, Heard chiede il divorzio da Depp, sostenendo di aver subito violenze fisiche mentre lui era ubriaco. In seguito chiede anche un'ordinanza restrittiva temporanea, allegando una foto in cui sono visibili i presunti lividi sul suo viso. Depp non può avvicinarsi a più di 100 metri da lei, soltanto che due mesi dopo Amber Heard si reca nella stanza d'albergo a San Francisco di Johnny e, secondo quanto riportato dalle registrazioni, gli chiede di riabbracciarla, mentre lui rifiuta. Sarebbe stato bello se questa storia si fosse conclusa qui, ma il divorzio è reso ufficiale soltanto nel gennaio del 2017 ed è solo l'inizio dell'inferno che si scatenerà nel 2018. A dicembre 2018 il Washington Post ha pubblicato un editoriale di Amber Heard intitolato «Ho parlato contro la violenza sessuale e ho affrontato l'ira della nostra cultura. Questo deve cambiare». Sebbene l'attrice non nomini mai Depp, è chiaro per molti che si stia riferendo all'ex marito. Il Sun segue la scia e bolla Johnny come un picchiatore di mogli. Depp denuncia il giornale inglese, ma la sua carriera è impicchiata. Non gli rimane più nulla, se non una campagna con Dior e un ruolo da protagonista nella saga Animali Fantastici. Nella primavera del 2019, Depp deposita le accuse di diffamazione contro l'ex moglie, chiedendo 50 milioni di danni morali e materiali. Amber risponde con una controcausa da 100 milioni di dollari. Nel novembre 2020 il processo inglese si conclude e l'alta corte di Londra riconosce che quanto scritto dalla stampa è sostanzialmente vero. Il verdetto della causa Depp The Sun si pronuncia a favore del tabloid inglese. Depp prova a fare appello ma viene respinto e immediatamente dopo il processo è costretto a rinunciare al ruolo da protagonista in Animali Fantastici.
Nell'agosto del 2021 il giudice della Virginia cambia le carte in tavola. A suo avviso le due cause per diffamazione non sono paragonabili, perché il processo svoltosi in Inghilterra riguarda l'articolo uscito sul Sun, mentre quello statunitense riguarda l'editoriale scritto da Amber Heard e pubblicato dal Washington Post. È qui che tutto ha inizio.